Siamo in partenza con 508 Station Wagon. Ciao Diego. Ale, ciao, ciao. Allora, visto che siamo in partenza, è il caso di vedere un attimo come si sta in 508 Station Wagon, per prima Beh, cosa. Sì, direi che si sta molto bene. eh? Sì. Ti vedo abbastanza comodo, dai. Mi trovi a mio A agio. tuo agio. Allora, No, è io... difficile non essere a proprio agio in un'auto come questa perché offre veramente tanto. Veramente tanto in termini di comfort. Poi ecco, c'ha di bello che sembra un'auto, tu ci sali la prima volta, sembra che è stata sempre la tua, perché Sì, eh? è tutto molto semplice, molto intuitivo. A Ora lo portata di vediamo mano. meglio nel dettaglio. Va bene, va bene. Allora, cominciamo. Cosa ci fai vedere? Allora, Cominciamo partiamo dal dal volante, ce l'abbiamo volante. proprio qua. Perfetto. Allora, volante multifunzione, troviamo qua tutte le principali, diciamo, caratteristiche che troviamo a bordo, quindi radio, Bluetooth, scorrimento delle funzioni del computer di bordo, limitatore, regolatore di Aspetta un velocità. attimo che il limitatore lo voglio vedere Eccolo qua. bene. Eccolo qua. Perfetto. Bene. Okay. Quindi. E poi vediamo anche qua dietro queste due palettine. Eccole. Esatto. Queste sono le vette del cambio, perché questa versione monta un cambio automatico sequenziale, quindi con la possibilità di guidarlo io manualmente azionando appunto le marce da queste due levette. Quindi con la destra salgo di marcia, con la sinistra scalo di Scalo, marcia. scalo. Ok, quindi come vedi ce l'ho proprio qui, un po' tipo stile Formula 1, Formula no? 1, sì, diciamo che l'idea è nata È proprio in nata Formula da lì, 1. esatto. Ok, poi. Poi possiamo vedere il quadro, ora lo giriamo anche un attimo, Perfetto. retro illuminato bianco, lancettine rosse luminose. C'è Ok. anche questo display qui centrale che ci dà informazioni di bordo. Computerino di bordo. Sì, un richiamo al computer di bordo che poi vediamo qua più grande nel Nel display, questo display qua centrale, centrale, esatto. ho Poi capito, qua ci abbiamo i due tastini che aprono il bagagliaio dietro e lo sportellino del carburante. sì. E poi ci abbiamo qua un altro cassettino dove troviamo altre funzioni che sono il correttore d'assetto fari, il pulsante di disattivazione dei controlli elettronici, Sì, SP. dei sensori di parcheggio e anche il tasto che ci permette di escludere, qualora non lo vogliamo, la funzionalità di stop and Ah, ok. start. Perfetto. Poi vedo qui sullo sportello chiaramente tutto, diciamo così, l'attivazione Ok. Dei quattro vetri elettrici col esatto. pulsante di sicurezza bambini e il solito cursore che troviamo in tutti i nostri modelli Sì. per la regolazione degli Degli specchietti specchietti elettrici. elettrici, perfetto, perfetto. Adesso faccio un giro dall'altra parte Sì. Ti così mi mostri quelle che sono le funzionalità del tunnel. aspetto. Allora, facciamo un breve excursus dietro. Grazie. Allora, eccoci qua. Allora, qua possiamo vedere il tunnel centrale Sì. che ospita altri comandi di navigazione, oltre a quelli che troviamo già qua, i due tastini per di risposta e chiusura di una conversazione in Bluetooth, Sì. ok? E poi qua vediamo il cambio, come dicevo, un cambio automatico, quindi qua ritroviamo anche le lucettine che ci dicono appunto in che posizione siamo, retromarcia, folle, marcia avanti. Se spostiamo la leva di qua abbiamo la funzionalità sequenziale, come facevamo vedere prima attraverso le levette. Al Esatto, e il volante. tasto sport che ci permette di avere una prestazione un po' più brillante del cambio. Bene, Nella parte qui centrale invece ci abbiamo il gruppo radio, il gruppo clima, anche qui come abbiamo visto su altri modelli, automatico, bizona, tutto digitale.
Abbiamo la possibilità di avere anche MP3, giusto? MP3, quindi lo vedo, sì, mi sembra. Abbiamo anche l'ingresso USB che sta qui, ora ti risulterà vediamo un po' se, difficile vediamo farlo se vedere, riusciamo a farlo però vedere. Però diciamo che sta qui all'interno di questo cassettino, in questo ok, porta oggetti, ok. Esatto. Bene. Poi salendo, qui troviamo due portabicchieri. Ah. Con i relativi fermi nel cruscotto per i relativi fermi e sopra il display. Il display. Display a 7 pollici a colori. Bene. Con tutte le informazioni diciamo principali. Esatto, adesso se vogliamo anche un attimo mettere in moto così lo facciamo vedere anche acceso. Acceso, esatto, esatto. Chiaramente sono informazioni che supportano poi alla guida, come può essere ad esempio il navigatore, giusto? Navigatore, computer di bordo, funzioni Bluetooth, ovviamente poi radio e quant'altro, lettore musica e tutto eccetera. Oh, per quanto riguarda invece proprio i tessuti, vedo che sono tessuti molto 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 confortevoli, ma soprattutto c'è una funzione importante per supportare la colonna vertebrale, giusto? Sì, esatto, c'hanno tutte quante la regolazione lombare. Lombare, esatto. Per, certo. per il conducente. Per il conducente. Oh, poi vedo anche il tettino panoramico. Sì. Che dicevi che è di serie questa versione. Questa è di serie, sì. È una funzione, diciamo, sicuramente estetica, perché l'impatto visivo è molto bello. In più diciamo che in giornate particolarmente scure, se vogliamo poco luminose, dà una grossa luminosità all'interno dell'abitacolo, permette di stanca di meno diciamo, la guida. La guida. E l'attivazione elettrica? L'attivazione elettrica, troviamo questa manopolina qui, girandola posso io regolarlo alla chiusura che voglio, non devo per forza tenerlo tutto aperto, tutto chiuso, posso ad esempio tenerne metà, un quarto, come senza problema. Bene, per quanto riguarda invece vediamo lo spazio, esatto, spazio posteriore. Sì, perché qui stiamo comodi anche dietro, stiamo comodi anche dietro, ci godiamo ancora di più il tetto panoramico, esatto. Perché soprattutto per chi sta dietro elimina molto il senso di claustrofobia che solitamente noi in macchine così lunghe troviamo quando stiamo dietro. Qui ci abbiamo un bracciolo centrale. Con l'apertura di comunicazione con il bagagliaio. Quindi nel caso in cui ci siano ad esempio degli sci da trasportare, sì, anche, può essere comodo. Poi qui c'è questa ribaltina, altri due appoggiabicchieri, anche qua troviamo. Ok. Bene. Qua sotto non puoi farlo vedere. Guarda, faccio così, scendo e se mi apri lo sportello lo faccio vedere da qua. Apri pure. Opla, ce la facciamo. Eccomi. Qua abbiamo le bocchette dell'aria condizionata con un'altra presa 12 volt oltre a quella che troviamo davanti. Per magari PC piuttosto che caricabatterie per il cellulare. Esatto. Bene. Due comode taschine stile aereo. Aereo. Esatto. Sì. E sopra di te vedo che c'è una. Un pulsante, ah, la luce. Sono la luce. Luci, esatto. Ah, ok. Luci interne. Sì, di servizio. Sì, di servizio. Ho capito. Va bene, sembra che veramente abbiamo fatto una bella panoramica. Sì, diciamo che abbiamo visto le cose principali. Più principali. Poi, ovviamente, c'è tanta altra roba, ma. Avremo modo di poterla mostrare. Modo, per chiunque ci vorrà venire a trovare, sarà il benvenuto e potrà toccare con mano quello che sta vedendo adesso in questo video. Benissimo, benissimo. Ale, grazie, grazie buon lavoro e a presto. Come sempre. Ciao. Ciao Diego.